mollato con la mia famiglia a seguito dei bombardamenti di Milano. E qui sono stato arrestato in questo cortile la sera del 18 dicembre 1943 alle ore 20 circa. C'è entrata la pattuglia dei soldati tedeschi che hanno effettuato il mio arresto. Da qui sono stato portato poi nella caserma dei carabinieri e dalla caserma dei carabinieri caricato su un pullman e portato a Milano con 5 compagni di deportazione. Dopo l'8 settembre io ho preso atto della situazione e quindi ho cercato di organizzare un gruppo di giovani attorno a me che aderisse a una sorta di resistenza. E però eravamo tutti molto giovani, il più giovane dei miei amici aveva 15 anni, il più anziano aveva 21 anni, ma eravamo dei giovani senza esperienza alcuna e quindi esposti al rischio di essere appunto visti e denunciati. Denuncia che si è effettuata nella realtà. E quindi il 18 dicembre 1943 avviene il nostro arresto, 6 ragazzi sono arrestati, io sono nel gruppo, più giovane come ho detto aveva 15 anni, più anziano 21 anni. Quando sono uscito di casa, come mia consuetudine, ho detto ciao ai miei cari e ai miei cari. Come loro consuetudine hanno risposto ciao. C'è stato il ciao di mio padre, c'è stato il ciao di mio fratello, il ciao di mia cognata e il ciao di mia madre. Era già un ciao pieno di paura, pieno di timore, pieno di angoscia. Cioè un ciao che già presentiva quello che stava accadendo, quello che sarebbe accaduto. Il ciao della madre. Sono stato 3 mesi nel carcere di San Vittore a Milano, conseguentemente inviato nel campo di sterminio di Mauthausen, dove ho fatto un periodo di quarantena e da qui, periodo di quarantena di circa 20 giorni, e da qui poi inviato al sottocampo di Ebensee, che è a circa 90 km da Mauthausen. Verso le 14 del giorno 13 il treno attraversa un lungo ponte, un grande fiume, questo grande fiume non poteva essere, gli esperti hanno detto è il Danubio, e al di là del Danubio stazioncina, il treno si ferma, Mauthausen. Dalla stazione al campo sono 4 km, e Danubio a sinistra, a destra le colline, dopo la cittadina iniziamo a salire lungo questa collina e a metà collina vedo apparire sul profilo della collina stessa, allora non c'era caso, non c'era niente, le colline erano nude, vedo apparire un cervo. Questo cervo sta lì un attimo a guardare questo gruppo di persone che sale e poi scompare. E io affido a questo cervo un simbolo particolare, un significato. È un animale selvatico, è un animale selvaggio, è un animale libero, la libertà,
che salutava 100 uomini che stavano per entrare in un campo di sterminio, dove sarebbero entrati per non uscire più, però comunque su 100 uomini entrati, 19 sono ritornati a casa. Come vedete, di pietra, sembra una fortezza, e a destra c'è un camino rosso che è il camino crematorio. Questa mattina non c'è nessuno, quindi siamo soli. Quella che vedete alle mie spalle è la piscina estiva, che veniva usata dalla SS per fare bagno, per fare gare sportive, gare di nuoto, gare di pallanuoto, eccetera, eccetera, ma era la piscina della SS. I prigionieri giungevano come siamo giunti noi con Truman, però non entravamo da questa porta, che è la porta d'ingresso del cortile di servizio del campo. I prigionieri andavano per quella stradina, giravano a lato, là in fondo, e entravano dal portone principale, che noi raggiungeremo invece salendo per una scala dal cortile di servizio. Adesso andiamo a toccare il muro. Così, di fronte a queste pietre, e rivolgiamo a loro un pensiero, facciamo, come dire, un colloquio con queste pietre, cioè andando con un pensiero a coloro che hanno collocato queste pietre, guardate che hanno una bella dimensione, quindi avevano il loro peso, no? A coloro che le hanno collocate così l'una sopra le altre, lasciando con le loro mani ovviamente un messaggio in queste pietre, un messaggio di dolore, anche un avvertimento per il futuro. Cioè, quello che noi abbiamo fatto resti nella memoria di queste pietre, perché lo comunichino ai viandanti che transiteranno in futuro, perché sappiano e facciano in modo che queste mura, che sono state levate per fare del male, non si costruiscano più nel mondo, ma si costruiscano cose per la vita, non contro la vita. Ecco il significato del messaggio che queste pietre vanno diffondendo. Un momento di silenzio, pregate se volete, pensate, meditate. Vedete, di fronte a voi c'è sopra il portone, ci sono quattro ferri, quei quattro ferri sostenevano l'aquila del Terzo Reich. All'interno nel museo vedremo il giorno della liberazione, quando i partigiani austriaci, perché c'erano i partigiani anche in Austria, i partigiani austriaci e i deportati con delle funi tirano giù l'aquila del Terzo Reich. Ovviamente sono rimasti quattro ferri che facevano da supporto all'aquila. Entriamo. Come vi ho detto prima, questo è il cortile di servizio. Vedete infatti che ci sono i box per gli automezzi, per i camion, per le auto, un portico sotto il quale accatastavano i materiali che dovevano essere protetti, non so, dall'acqua, che so io, cioè era il cortile dove si svolgevano tutte quelle attività che servivano per l'alimentazione e la manutenzione del campo. Il campo dei prigionieri è quello che sta sempre oltre il filo spinato con la corrente ad alta tensione e con le torrette di guardia, con soldati, le armi, le mitragliatrici.
fronte a noi, in questa direzione, abbiamo un appartamento molto grande con le finestre bianche e un balconcino. Quello era l'appartamento del Oberlagerführer, il comandante del campo, che stava lì con la sua famiglia, il comandante Sieres. E stava lì con la famiglia, moglie e figli, quindi pensate a questi bambini cresciuti in un campo di sterminio. E da qui dirigeva le operazioni, guardava, osservava, eccetera. Quindi toccando questa ringhierina, questo tubo di ringhiera, voi toccate una testimonianza che ha avuto questa possibilità tragica, diciamo, di essere toccata da un criminale della peggior specie, perché da qui partivano gli ordini per fare quello che si faceva nel campo di sterminio. Quindi pensate voi alla testimonianza di questa ringhiera. Quando si toccano le cose, anche le cose hanno un'anima che parla e ci dice e racconta. Quindi toccare anche le cose è molto importante. La stessa cosa che vale, che valeva prima per le pietre. Come vi ho detto prima, i prigionieri giravano per quella strada giù in basso, facevano il giro attorno, facevano la curva qui e arrivavano qui, quindi io sono transitato di qui e sono passato sotto il portone, questo famoso portone che si vede in tutte le fotografie che raccontano la storia di Mauthausen. Qui fuori c'è un monumento collocato qui dai russi, perché rappresenta un generale russo che ha partecipato al tentativo di fuga del mese di febbraio del 1945, fuga parzialmente riuscita per effetto del numero, perché da soli non si poteva scappare. Un ferito era un generale che l'hanno messo all'interno del cortile in piedi, fermo, legato, e l'hanno continuato a irrorare di acqua con queste temperature, irrorare di acqua finché è rimasto chiuso, si dice simbolicamente, poi è rimasto congelato in piedi, un pezzo di ghiaccio in piedi, è diventato un blocchetto di ghiaccio e qui lo rappresentano appunto così, come un uomo appoggiato a un blocco di ghiaccio. Perché? Perché è stata la fine di questo generale che, messo nel cortile, doveva essere visto da tutti come monito, come motivo di paura, di disciplina, di ordine. Va bene, adesso entriamo da quel portone. Siamo entrati al portone, siamo stati fatti girare a destra e ci hanno collocati qua. Ovviamente qui abbiamo visto uno spettacolo che noi, uno spettacolo incredibile che noi non immaginavamo. Qui c'erano galeotti, divisi a righe da galeotto, no? Magri, scheletrici addirittura, facevano fatica anche a stare in piedi. E tra le altre cose poi il filo spinato sopra le nostre teste, allora era nuovo, adesso vedete anche lui è diventato arrugginito, si sta ammalorando tutto, ma allora era bello teso, bello nuovo, con la neve, che perché anche quel giorno nevicava. E di fronte a noi c'erano, tra le altre cose, per questi galeotti che deambulavano, c'era una squadra di galeotti che spingevano un rullo, che adesso vedremo là in fondo, un rullo di pietra, e andavano avanti e indietro nel cortile con grande fatica, perché vedrete che è un rullo che pesa mica da ridere. Perché? Perché il cortile allora era in terra battuta, non era asfaltato come adesso, e non c'era quella specie di altare che c'era al centro, che vedete lì al centro, era tutto libero, in terra battuta. Col rullo tenevano cilindrato, tenevano perfettamente spianato il cortile, no?
però quella squadra che spingeva il rullo era una squadra di poveracci, scheletrici, facevano una fatica enorme, ma erano 20-30 uomini che spingevano il rullo, dopo vi spiegherò come facevano a spingerlo quando siamo là. E noi sbalorditi a vedere sta roba, perché poi fra le altre cose quelli che spingevano il rullo venivano sistematicamente picchiati da altri prigionieri, però non avevano tutta la divisa a righe, avevano i pantaloni a righe, non avevano gli zoccoli e i piedi nudi, avevano le scarpe con le calze, avevano un berrettino, un berretto di panno invece di avere il berrettaccio che avevamo noi fatto di cotonaccio, no? E poi questi qui che stavano grandi e grossi e robusti oltretutto, perché mangiavano il capò, noi non sapevamo niente, brandivano dei tubi di gomma e picchiavano con questi tubi di gomma quelli lì che spingevano il rullo di pietra e li picchiavano perché camminassero più velocemente, andassero più velocemente, li stimolavano a lavorare, arbeit, arbeit, arbeit. E noi qui sbalorditi. A un certo punto il capo, poi abbiamo saputo chi erano il capo, abbiamo capito dopo, il capo, hanno visto che sono arrivati qui 100 uomini nuovi prigionieri, hanno immaginato che noi avessimo in saccoccia dei soldi, dei valori, non so, chi era sposato aveva la fede, con la mine, che so io, che dovevamo avere, però sono venuti urlando verso di noi, noi non capivamo, ma fra di noi c'erano quelli che parlavano molto bene il tedesco e hanno detto: "Oi ragazzi, buttate per terra tutto quello che avete in saccoccia, soldi, catenine, vere, anelli, eccetera, buttate per terra tutto perché questi vogliono che ci si spogli dei eventuali valori che abbiamo addosso". Abbiamo buttato per terra tutto, poi siamo scesi per questa scaletta. Sopra un rialzo, ti ho detto prima che sono stato il terzo a entrare nella doccia e mi sono portato così, ricordo di essermi portato presso poco qui a metà. Qui su questo rialzo, su questo piccolo marciapiede, stavano dei friseur, dei barbieri spagnoli con i rasoi in mano pronti a riceverci e loro ci hanno ricevuto con grande entusiasmo, con grande clamore, urlando: "Ah, italiano, italiano a chi? Trabajar come cavallo, mangiare come gallina". Noi non capivamo cosa volevano dire, l'abbiamo capito dopo. Comunque io sono tornato qui e ho un colloquio con la doccia sotto la quale sono stato, che penso possa essere questa, questa o quella e quella, perché ero in questa situazione, e quindi una di queste quattro doccette ovviamente anche oggi continuerà a ripetermi, ma insomma non sei stanco di tornare qui in questo inferno? Beh, ci ritorno, cara doccetta, ci ritorno perché questi signori devono sapere cosa accadeva qui e devono sapere che tu sei stata la doccetta che mi ha spruzzato l'acqua sulle spalle. Poi, fatto un momento di acqua quando ci sono stati rasati tutti, perché ci hanno rasati completamente la testa, rasi tra i capelli dove c'è il pelo, e i pidocchi sono portatori di epidemie, quindi c'è già una guerra, ci mancherebbe altro, ci fosse anche l'epidemia. Quindi rasatura, momento di doccia calda, momento di doccia fredda, poi da quella porta là sono entrati i famosi capò con questi tubi di gomma e raus, 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 fuori, 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 snell, snell, snell. Mentre stavamo facendo la doccia, avevamo portato nel locale lì dove ci siamo spogliati dei mucchi di camice, di cotonaccio, dei mucchi di mutande lunghe fino ai piedi, e dei mucchi di zoccoli, per cui rapidamente, snell, snell, sempre con questo snell in bocca, ci hanno fatti uscire, ma bisognava prendere su velocemente una camicia, un paio di mutande, infilarsele, eravamo tutti bagnati, c'era anche questa difficoltà, no? Camicie raffazzonate così, lunghe, corte, larghe e strette, un paio di zoccoli che potevano essere zoccoli
appaiati o spaiati, uno corto, tutti e due sinistri, tutti e due destri, e via di corsa attraverso il cortile. Si era messo a nevicare e siamo andati nella zona di quarantena che visiteremo fra poco. Questa è la zona di quarantena, sono due le zone di quarantena, questa e quella di là di quel muro. Le vedete costellate di croci perché quando il campo è stato liberato e sono arrivati gli americani hanno trovato qui la bellezza di 9.000 erotti cadaveri, quindi hanno dovuto procedere subito alla sepoltura di questi cadaveri. E allora hanno demolito le baracche che c'erano in questa zona di quarantena di qua e di là e hanno scavato due grandi fosse comuni, e quindi qui sotto di qua e di là ci sono 9.000 erotti scheletri. Dei quali accennava la targa che abbiamo appena letta, erano esattamente 495. Sono stati portati qui per punizione. Loro erano ufficiali russi che stavano in un campo di concentramento militare, quindi non erano in campo di sterminio. Quando questi ufficiali russi si sono visti circondati da questi galeotti scheletrici, hanno detto: ma noi dobbiamo morire di fame così, avete detto che volevano far morire di fame. Morire per morire, tentiamo la fuga, anche perché si sono accorti che qui il terreno, mentre là il muro è alto 4 metri, qui il muro è alto 2 metri e mezzo, quindi dava la possibilità di saltare il muro, no? Però c'è filo spinato, loro cosa facciamo? Si sono organizzati così, hanno preso le loro giacche e hanno inzuppate nell'acqua dei lavatoi, no? Le hanno inzuppate di acqua, no? Poi hanno detto: noi prendiamo le giacche, le buttiamo sul filo spinato, bagnate come sono, fanno contatto fra fili e fili, no? Boom! Salta la corrente. Di là c'è una pendenza che finisce in un bosco di betulle, quindi l'ideale. Però la corrente che alimentava il filo spinato non era dello stesso esercizio di erogazione della corrente che teneva accese le fotoelettriche, che tenevano sempre illuminato tutto il perimetro, no? Quindi appena hanno messo in atto la fuga, le guardie si sono accorte subito di quello che stava accadendo, hanno cominciato a sparare. Nella massa ci sono stati gli uccisi, ci sono stati feriti, come il generale là che hanno messo nel ghiaccio, no? E ci sono stati 17 o 18 che ce l'hanno fatta. Questa baracca, dice la targhetta, del resto ve l'avevo già detto, stavano in permanenza 10 prostitute, dice la targhetta. Io non penso che fossero 10 prostitute, semplicemente perché in fatto di donne ne avevano una quantità enorme, relative alle ebree che giungevano ad Auschwitz, giungevano bellissime ragazze, ragazze giovani, quindi che potevano essere usate tranquillamente senza aver bisogno di noleggiare delle prostitute che poi le lasciare libere, perché non sono prigioniere per nessun motivo. E tu lasci libere delle persone che qui dalle finestre vedevano quello che succedeva? Non è possibile, è un errore questo. Erano 10 povere ragazze destinate a quella funzione e finché servivano servivano, quando non servivano più sgozzate o strozzate come usavano loro. Quindi pensate a queste povere ragazze ebree mandate qui a disposizione del capo, che erano poi dei criminali, quindi pensate agli eccessi della libidine, eccetera, eccetera. Qui in questa baracca.
Domenica. Dos, Gemma. Nel. Fira. Dos, Gemma. Fira, su, avanti. Dos. Nel. Vai da. Avanti, su, fira, tutti, fira. Tutti fila, ti dà la parete qui, dove ti fai lo spazio, ti dà la parete, avanti, forza, da, dos, prima, nel, tu, fila così, ma pressati, fila così, pressati, a un certo punto la sera, noi quando siamo arrivati in quarantena, siamo entrati in una baracca completamente vuota, la baracca era completamente vuota. C'erano dei mucchi di materassi lì nell'angolo, là nell'angolo, nei quattro angoli c'erano mucchi di materassi. Allora precedentemente ci avevano fatti mettere i materassi per terra, quindi il pavimento è tutto coperto di materassoni, materassoni come della paglia, come il fieno, no? Poi si tira così, a un certo punto un ordine, tutti pigiati, pancia contro schiena, ruta! Boom, giù! A lato così, no? Arrivati a terra sul paglione, sono arrivati a terra un po' così, mica proprio. E allora c'erano quelli che sporgevano un po', quelli che erano un po' troppo avanti con la testa, un po' troppo avanti con i piedi, e allora il capo col tubo di gomma si è messo a camminare su di noi, no? E a metterci in fila ordinati perfettamente. Durante la notte poi c'è quello che bisogna fare la pipì, che bisogna fare la popò, allora si sfilava, come si sfilava, la fila diventa elastica, no? Allora prendeva più spazio, quando andava, tornava, non sapeva più dove era, perché qui c'era una lucina, no? La lucina per la notte, io non sapeva più dove era, non si ricordava più dove era incastrato, no? E quindi cominciava a tormentarsi e a cominciare a parlare, a far rumore, il capo che stava nella stube del capo non sentiva i rumori, veniva fuori, ergo ciao, pam pim pam ha colpito il tubo di gomma e a calcio faceva l'angolo dentro della fila, incastrava dentro questo povero pezzo e in quarantena noi non facevamo niente tutto il giorno perché eravamo in attesa di andare nei sottocampi, la quarantena era il tempo di attesa per andare nei sottocampi e allora la vita era questa, ci mandavano fuori a prendere l'aria, ci lasciavano fuori per delle ore con questa camicia e queste mutande, no? Pensate voi che freddo che fa adesso, no? E allora cosa facevamo? Riunitevi nel centro adesso, venite qua, qui al centro. Ecco, tutti addosso, fate un gruppo rotondo adesso, non più un filo, rotondo, tutto un gruppo rotondo, giù, tutti in tondo, guardatevi in faccia, mettetevi lì in tondo, così. Ecco, adesso schiacciatevi bene, e trottate, fate su qua, così. Perfetto, stop, blu, stop, basta. Allora, quando ci mandavano fuori, con questo sistema, quelli che stanno al centro cominciano a sudare, no? Toccando al centro ben caldi, no? Cominciano a sudare, allora venivano fuori, perché stavano fuori da lì, è un giro normale, no? Quindi pensate, la prima esperienza è stata proprio questa, la fila, che eravamo in una baracca vuota, la fila e poi fuori a prendere l'aria, va bene l'aria, e a fare il cassino qui, eccetera. Vai da! Dos, Gemma! Ergo Sacramen, Vas Max! Io sono partito da Mauthausen per Ebensee il 9 aprile 1944. Queste sono le tabelle progressive. Quando il campo è stato aperto era il 18 novembre 1943, sono arrivati i primi 63 prigionieri, 63. Poi nel giorno successivo già ne arrivano 418, quindi 63 più 418 fa 481, qui ci sono tutti gli arrivi e qui c'è la somma degli uomini. Io arrivo il 9 aprile 1944.
arrivo con un convoglio di 539 uomini, quindi la somma che precedentemente era di 4.184 diventano 4.723. 9 aprile 1944, giorno di Pasqua, giorno del mio compleanno. Vaida, Dorgema, Ergo Zakramen Vasmax. Il campo era in una pineta, fitta. E le baracche venivano messe in rapporto a disposizione degli alberi perché la pineta doveva proteggere dall'alto la vista del campo, perché ai mezzi si facevano lavori di carattere bello. Questo è l'ingresso del campo di Ebense che oggi vedremo, perché è l'unico elemento rimasto a Ebense e miracolosamente in piedi, perché c'è da sospettare che un giorno o l'altro con una ruspa, fingendo di sbagliare in manovra e compagnia bella, butteranno giù anche questo coso qua. Ciclon e le targhettine che tenevamo al polso, targhettine di latta, d'alluminio, quello che è, con il numero di matricola, quindi tenute legate con vari sistemi, io l'avevo legata con un filo di ferro, le divise, giacca, cappotto invernale, perché l'inverno aggiungeva un cappotto più lungo rispetto alla giacca, pantaloni, come si può vedere era cascame, tessuto di cascame, e qui abbiamo una particolare forma di tortura, mettere dei ferri esagonali fra le dita di una mano, poi stringere la mano stessa in maniera da rompere le ossa delle dita alla base. Camera di conservazione cadaveri a temperatura atmosferica. Inizialmente, quando c'era un solo crematorio ad una sola bocca di fuoco, per una maggior lentezza nel bruciare i cadaveri nel forno crematorio a bocca unica, c'era la sala frigorifero, proprio una sala veramente sala frigorifera, con l'aggiunta del secondo crematorio e quindi con un più veloce smaltimento dei cadaveri, ora è stata aggiunta questa sala a temperatura atmosferica perché non c'era più la necessità di conservare sotto freddo in un refrigeratore i cadaveri stessi. I cadaveri venivano disposti ovviamente a destra e a sinistra in questi spazi contro i muri. Tutti questo attrezzo che è una sorta di zaino per portare sulle spalle una pietra. Ora io mi sono sempre chiesto perché facevano portare queste pietre sulle spalle dalla base della cava fino in vetta. Strana questa cosa, perché la cava aveva i suoi ingressi, ha due ingressi e due uscite ovviamente, dove i camion potevano entrare, caricare e andarsene. Allora perché facevano portare alla scala e in vetta poi non c'era niente, c'era il campo, dove le mettevano queste pietre? E no, ho scoperto dopo che queste pietre venivano portate da quelli della compagnia di disciplina. La compagnia di disciplina era una compagnia di punizione per certe cose che potevano accadere, non so, ribellione, tentativo di ribellione, offesa a un capo, offesa all'SS, eccetera, eccetera, che venivano messe nella compagnia di disciplina
e la sera dovevi risalire la scala della morte 186 gradini, tutti sconnessi fra le altre cose, perché adesso è una scala, è una scala per i turisti, allora era una scala tutta sconnessa, bisognava risalirla in fila per 5 con queste pietre messe su questo attrezzo che è un po' uno zainetto, perché ha le cinture per metterlo alle spalle. I primi 5 che arrivavano in vetta venivano buttati indietro in maniera che rotolavano poi tutti uomini e pietre lungo la scala, no, come i birilli, e sul piano della cava dove iniziava la scala si realizzava una maciullaggine di pietre, carne e sangue che veniva poi spazzata via dagli addetti, ed era la compagnia di disciplina. Non è che risalissero regolarmente la scala della morte con queste pietre, risalivano la scala della morte quelli che venivano sottoposti purtroppo a questa pesantissima, gravissima, terribile punizione. Qui vediamo una specie di arnese per picchiare sulla testa dei prigionieri. Vediamo la siringa, voi avete visto nel film che il medico cecoslovacco gli dice spritz, no? La siringa per fare le iniezioni endovenose di benzina. I prigionieri condannati all'impiccagione venivano portati all'impiccagione accompagnati da un'orchestra, così come portati alla morte con letizia, diciamo, no? Morire con letizia. Crematorio a due bocche da fuoco, come vedete sono due sportelli sostanzialmente con un forno che poteva contenere due cadaveri sovrapposti per ogni bocca da fuoco. Vedete anche come siano attrezzati con questi carrelli che venivano tolti sul piano, vedete lì dentro collocavano i due cadaveri e poi li spingevano dentro. Quando il tutto era finito avevano questo arpione che serviva per estrarre la cenere o per estrarre, non so, parti di corpo, ossa, che serviva che rimanevano con questo arpione. Quindi pensate, io sto prendendo in mano un oggetto che ha visto quello che ha visto, quindi è un oggetto che ha un suo valore di pertinenza storica, no? Quindi questo luogo ovviamente è un luogo sacro, facciamo un momento di silenzio,
ricordando coloro che qui sono transitati. Dentro a un flot, ma Nel che qui si va a morire, forza! Dentro siamo tutti, non fuori nessuno? No. I deportati sono tutti dentro? Ja! Stia alles? Sentite questo rumore? Adesso immaginate, siamo nella camera gas, dobbiamo morire, provate ad immaginare quelli che entravano qui, dovevano morire perché da queste 16 finte docce scendeva solo gas, morivano in uno stato di soffocazione che metteva in subbuglio prima di morire tutto il fisico, per cui vomitavano, perdevano feci, urine e tutto. E alla fine quando li tiravano fuori era una cosa, uno spettacolo che doveva essere insopportabile, indecente, solo degli animali possono fare questi lavori, possono fare queste cose. E anche qui facciamo un minuto di silenzio, immaginando quello che accadeva qui dentro. In questa sala venivano portati i cadaveri per controllare se avevano in bocca delle dentiere d'oro, dei denti d'oro, quindi si estraevano i denti d'oro e si mettevano in questa bacinella di terracotta che abbiamo qui a lato. Però, avendo a disposizione anche una sala di sezionamento, i medici potevano anche qui vedere un po' di capire certi meccanismi di una certa malattia, di un certo incidente, di una certa cosa che poteva interessare la scienza medica, e allora vabbè, su questo tavolo di sezionamento effettuavano anche degli esperimenti veri e propri. Questo è il monumento alla Germania, è la Germania Est che ha messo qui questo monumento, quando la Germania era divisa. Oggi questo monumento rappresenta tutta la Germania, Est e Ovest. Dietro questo monumento c'è una struttura di pietra dove stanno scritte due frasi di Bertolt Brecht. Quella alle mie spalle dice: o Germania, pallida madre, che tu debba star seduta fra i popoli, eccola qua seduta, che tu debba star seduta fra i popoli, oggetto di paura, motivo di scherno. Quanto male ti hanno fatto i tuoi figli. Questa era una cava che faceva già parte di una serie di cave di proprietà del comune di Vienna, non per niente si chiama Viengraber, e queste Viengraber, un insieme di cave, sono le cave che hanno dato la possibilità di estrarre materiale per realizzare la capitale Vienna. Lavorare qui con le pietre,
quindi un lavoro da scalpellini, un lavoro duro ovviamente, spostare pietre. Voi pensate, ve lo dire, a mani nude lavorare delle pietre. Oggi, in questa situazione, immaginate voi. Quindi, vabbè, è andata bene e possiamo raccontarla. Ma quelli che non ci sono più, pensiamo a quelli. Anche qui pensiamo un momento a quelli che qui non sono potuti tornare a casa per ritrovare la possibilità di vivere, la voglia di vivere, la gioia di vivere, la bellezza del vivere. Qui alla vostra destra abbiamo il salto dei paracadutisti, perché i paracadutisti venivano portati là su quella sommità. Cos'erano i paracadutisti? I paracadutisti erano solitamente gli ebrei, li portavano lì quando volevano divertirsi delle SS, portavano lì una squadra di ebrei, li mettevano in fila indiana, li mettevano sull'orlo del precipizio, poi dicevano al secondo di dare un calcio al primo, al terzo di dare un calcio al secondo, al quarto di dare un calcio al terzo, al quinto di dare un calcio al quarto, e così li facevano volare giù. Quelli che lavoravano qui, gli apportati lavoravano qui, quando vedevano che si presentava la fila sulla, dicevano attenti, attenti, perché arrivano i paracadutisti. L'ultimo della fila ovviamente veniva calciato dalle SS, che lo facevano volare giù come ultimo. Quindi immaginate cosa è successo qui. D'ingresso del portone che si apriva sul campo di Ebensee, alle mie spalle il campo non c'è più, questo luogo è stato edificato un residence, un bel residence di ville dove oggi i bambini corrono e gridano gioiosamente in bicicletta o giocando. Il portone è stato messo al sicuro in una galleria qui a Ebensee. E questo è il portone che noi transitavamo la mattina per andare a lavorare e la sera dal ritorno dal lavoro. C'è una villa alle mie spalle, a sinistra, una grossa villa che stava, perché il campo di Ebensee era immerso in una fitta pineta come quella che in questo momento sta davanti a me, per ragioni di invisibilità. Per quello che poteva riguardare la ricognizione aerea anglo-americana, e quindi qui eravamo in una situazione di pineta fitta. In luogo di quella villa c'erano quattro abeti sui quali era stato inchiodato un travone di legno. Da questo travone di legno pendevano i cappi per impiccare i prigionieri che dovevano essere, per varie ragioni appunto, eliminati. Questo è il portone che era sostenuto da quell'arco che abbiamo visto precedentemente, il portone d'ingresso del campo di sterminio di Ebensee, oggi collocato qui per ragioni, come dire, per ragioni storiche, perché la galleria diventerà una sorta di museo per i turisti che visiteranno questo luogo. Thank you.
progetto ultimo delle SS era quello di eliminare tutti i prigionieri prima che giungessero gli americani, immediatamente prima che giungessero gli americani. Ragione per cui avevano trivellato questa parete che sta ai piedi di una gobba di roccia, perché mettendo l'esplosivo lì dentro avrebbero fatto entrare i prigionieri con la scusa di salvarli da un eventuale conflitto che si sarebbe verificato qui con gli anglo-americani. Per salvarci ci avrebbero messo in galleria, poi avrebbero fatto saltare questa gobba di roccia e così ci avrebbero chiusi dentro. Gli anglo-americani non avrebbero trovato più niente, noi saremmo morti dentro e loro sarebbero fuggiti senza lasciare traccia alle loro spalle. Invece hanno commesso un errore, hanno riunito i prigionieri sulla piazza d'appello e hanno detto loro che dovevano entrare in galleria perché volevano salvarli. I prigionieri non l'hanno bevuta questa storia e hanno detto no, gli americani erano ormai molto vicini, gli SS non avevano tempo di perdere perché ormai erano intrappolati, e allora hanno girato sui tacchi, se ne sono andati e hanno lasciato i prigionieri liberi nel campo. Così questa cosa non è accaduta, ma c'è la testimonianza, la prova appunto di quello che avevano organizzato di fare attraverso le trivellazioni che sono state fatte qui all'ingresso. Non c'era nessun motivo di fare delle trivellazioni di questo tipo, quindi chiaramente il loro progetto era proprio questo: eliminarci tutti, non lasciare traccia dietro di sé. Siamo all'interno di una galleria che è stata abbozzata, non è neanche parzialmente finita perché sono arrivati gli americani quando era in fase di lavorazione primitiva. Quindi è così come la si vede, no? Con le rocce nude, non ancora perfezionate nella loro dimensione, e quindi questa è una galleria che rappresenta un suo interesse particolare perché si vede l'inizio di quei lavori che invece abbiamo visto quasi finiti nella galleria numero 3 che abbiamo sbirciato dall'entrata poco fa. Quindi adesso procediamo. Questa galleria profonda 180 metri, ci sono le misure assegnate ogni 10 metri sul muro a destra, e vabbè, andiamo avanti. Siamo a 80 metri, qui ce n'è una piegata. Al termine di questa galleria, così come è stata lasciata nel momento in cui, arrivando gli americani, il lavoro era finito. Quindi vediamo qui i buchi delle varie trivelle che avete osservato anche durante il percorso. La galleria è rimasta così com'era, sarebbe dovuta andare oltre, non sappiamo quale lunghezza avrebbe avuto poi
come sua lunghezza finale come progetto. Comunque ci sono i progetti di queste gallerie, sono stati anche pubblicati su un libro KZ Cement, e poi tutto è rimasto così e ogni tanto veniamo qui a dare un'occhiata. C'è quella uscita che voi vedete se vi girate, che è interessante, sembra una strana cosa che si apre con la natura oltre la galleria. Questo abbandono è avvenuto il 6 maggio 1945. E il lavoro qui è quello che potete immaginare, insomma, il lavoro di trivellazione e di trasporto delle pietre che risultavano dalle esplosioni, no? Delle rocce che cadevano, il trasporto delle pietre fuori, perché la galleria doveva proseguire, per proseguire bisognava liberarla dalla caduta delle pietre che avveniva dopo le esplosioni. Tutto qui è un lavoro pesante, massacrante, il materiale veniva portato fuori su quei carrelli che abbiamo visto in fotografia nel museo di Mauthausen. I carrelli buttavano fuori il materiale, tutta quella salita nella neve che abbiamo fatto per venire fin qui. Lì quella salita è la discarica di tutte le pietre che venivano buttate fuori dalle gallerie, perché la montagna invece andava giù più dritta a piede del basamento dove ci sono le ville. Questo rialzo che noi abbiamo percorso nella neve è un rialzo di discarica delle pietre fuori uscite dalle gallerie stesse. Ricordo nemmeno quando è stato il momento in cui, certamente sdraiato per terra senza più la forza di alzarmi e sollecitato ad alzarmi, non mi sono mosso, sono stato trascinato come tutti quelli nelle stesse condizioni in una baracca di Blockschonung. Blockschonung vuol dire baracca di riposo in tedesco. Questa baracca di Blockschonung era un luogo di attesa della morte, sostanzialmente. Cercavano di rallentare la morte delle persone, perché nel campo la mortalità era così alta, per cui il crematorio non riusciva più a cremare tutti i morti che depositavano davanti all'ingresso. Il crematorio di Ebens poteva bruciare circa 100 cadaveri al giorno e se ne ammucchiavano ben oltre. In questa baracca io dormivo
piano di mezzo di un letto castello, tutti nudi, perché le divise nostre, essendo al coperto e in una situazione di attesa della morte, le divise non servivano più, servivano invece le divise a coloro che stavano fuori alle intemperie, eccetera, eccetera, le divise lacere e così via. Le nostre divise le hanno passate a quei compagni che erano in condizioni disperate con gli abiti. 6 maggio 1945 gli americani giungono all'ingresso del campo, arriva un autoblindo scortata da 2 jeep, l'autoblindo è guidata, questo lo so dai libri, dai documenti, l'autoblindo è guidata dal sergente maggiore Dick Pomante. Gli americani entrano, c'è una grande festa, ovviamente c'è una grande turbolenza all'interno del campo, io non sento niente perché sono troppo lontano dall'ingresso. Nella mia zona c'è silenzio assoluto, succedono delle cose strane che io poi ho letto dai libri e dai documenti, ma io non so proprio veramente niente. Tutto questo avviene dalle 14.30 in poi. Verso le 18 uno scrivano, uno schreiber francese, entra nella baracca e si porta al bed di 4 francesi che stavano di fianco a me, esattamente alla stessa altezza, a metà castello, parla con loro velocemente e poi scappa via. Bisogna tenere presente che la nostra baracca era letteralmente con il pavimento ricoperto di feci, e quindi tutti quelli che entravano dall'esterno cercavano di scappare velocemente se avevano delle missioni da compiere. E questo Schreiber, questo scrivano, se ne va. E un francese si rivolge a me dicendo: «Eh, italien, tu sais, les Américains sont arrivés à Benzé!» E io resto sbalordito perché assolutamente non si era sentito un colpo per me, eravamo in guerra ancora. Quindi se gli americani sono arrivati a Benzé, almeno un colpo di cannone, almeno una fucilata, una raffica di mitragliatrice, un qualche rumore che dicesse, che annunciasse l'arrivo degli americani, per me nella mia fantasia era una cosa... Quindi non credevo a queste parole. Invece dopo 5 minuti si sente un rumore di macchine, un rumore di motore, e dalla finestrina ho potuto osservare il transito di una vettura strana, era una jeep americana, con questi soldati americani, e in quel momento io stesso ero stato liberato. E questo momento, questa visione, questo momento di liberazione, così anche mio, intimo, ha dato indubbiamente un input a un fisico che stava letteralmente morendo, perché io in quel momento avevo un forte ronzio alle orecchie, avevo il polso inesistente e anche una sorta di schermo davanti allo sguardo, la mia vista era diventata molto molto debole. Io me ne stavo andando, forse quella notte sarei potuto anche morire, se l'entusiasmo di questa liberazione non mi avesse aiutato a superare la notte. La mattina successiva gli americani hanno distribuito latte condensato e zucchero, esattamente 12 zollette di zucchero a testa. Io ho rinunciato al latte condensato perché per istinto sentivo che non sarebbe andato bene. Ho mangiato 12 zollette di zucchero e indubbiamente queste 12 zollette di zucchero sono state il fieno secco, la paglia secca messa in una stufa in cui il fuoco stava morendo, e quindi queste 12 zollette di zucchero hanno dato di nuovo partenza a un fisico che si stava esaurendo nella morte. Da quel momento lentamente, lentissimamente mi sono ripreso fino al momento di 3-4 giorni, 5 giorni, non ricordo, fino al momento in cui, mentre ero fuori dalla baracca per stare un momento all'aria, ho sentito chiamare, erano arrivati dei camion di una della Croce Rossa Internazionale, una colonna francese della Croce Rossa Internazionale. Sento chiamare con megafono dei nomi, e fra questi nomi sento chiamare «Italien, Robert Camerani!» Rispondo «Ja!» e vedo
venire verso di me due splendide figure, erano due crocerossine, due giovani ragazze, naturalmente in condizioni normali, vestite da soldatesse. Questo mi sembrava già un fatto miracoloso, perché non bionde uguali, che se io non ricordo adesso, ma erano due donne, due donne, erano 15 mesi che le donne non erano più state potute vedere, e quindi è stata già una cosa miracolosa questo essere afferrato da queste due ragazze e sostenuto come un fuscello, messo sopra un camion, il camion è partito, e così sono giunto a Sulzbach di Badichel, dove prima di entrare in convalescenziano, sono stato deposto sul famoso prato pieno di erbe e di viole, che ha dato alla mia condizione di sopravvissuto la sensazione proprio di una sorta di promessa che la natura mi faceva di vivere, vivere, vivere. Ed è stato in quel momento che per la prima volta sono scoppiato in un pianto disperato di liberazione. Se gli americani avevano liberato la persona fisica, il cittadino Roberto Camerani, ex deportato, in quel momento la natura certamente liberava l'anima del deportato, l'anima dell'uomo che era uscito da un inferno, e con la promessa di vivere, di vivere, di vivere. Da parte degli americani sono stato portato in un convalescenziario, dove sono stato così sostanzialmente ristabilito in abbastanza buone condizioni da poter rientrare al campo di Ebensee, dove si stava organizzando il rientro dei deportati italiani di Ebensee in patria. Sono arrivato a Milano, era una bella mattinata di sole e mi hanno scaricato alla stazione centrale e mi hanno scaricato presso la sezione della Croce Rossa italiana che sta a lato della stazione, e i militi della Croce Rossa sono incaricati di accompagnarmi a casa, l'abitazione che non era molto distante dalla stazione stessa. Lungo il viale Vittor Pisani, mio padre, che mi aspettava perché l'avevo già avvisato da Monza, dove avevamo fatto una tappa, mio padre in bicicletta stava venendo a vedere cosa stava accadendo, e quindi c'è stato l'incontro con mio padre a metà di via Vittor Pisani, con una scena madre per cui la gente si è radunata, ed è stata una cosa molto commovente. Con mio padre ovviamente siamo arrivati a casa in via Aldo Manuzio numero 7, e lì c'era già un campanello di persone, condomini eccetera, che aspettavano il mio arrivo perché si era diffusa la voce. Mia madre mi aspettava in casa sul pianerottolo. Quando mi ha visto ha lanciato un urlo. Io ero stato liberato e messo sulla bilancia, pesavo 35 kg, quindi avevo perso circa 30 kg del mio peso normale. Mia madre, che era una donna robusta, più alta di me, una donna che aveva un peso normale di circa 80 kg, mia madre pesava 55 kg, e questo la dice lunga su quell'arco di sentimenti che lega una madre a figlio, il figlio in campo di sterminio, la madre a sua volta in una sorta di campo di sterminio, il campo di sterminio dell'attesa che ha fatto perdere anche lei circa 30 kg. Un viaggio parallelo di due creature rappresentate da una madre e un figlio. Questa esperienza così violenta, così terribile, questo inferno vissuto, è oggi motivo di esperienza di vita, di presa d'atto
che la vita è quella cosa meravigliosa che è, che la vita è anche quella cosa che bisogna affrontare in ogni modo, così come ti sei adattato, hai accettato il campo di sterminio e così sei riuscito a uscirne proprio perché l'avevi accettato in quanto tale, e così dopo ti sei reso conto che la vita è anche questa cosa, accettare la vita comunque. Certo, arriverà anche il mio tempo in cui una certa campana si metterà a suonare, la campana che suona per te, e quando giungerà il suono di questa campana io dovrò dire comunque grazie, grazie, grazie per questa vita che mi è stato donato di poter vivere così come l'ho vissuta. Questo sono io. Questo sono stato io, questo sono io. Living.